Ave Legionari. Anche se io vi saluto dicendo Ave Legionari, stavolta parliamo però di gladiatori. Gladiatori che tutti conoscono, tutti immaginano. Chiunque ha visto almeno una scena di un film dove c'è un gladiatore che combatte, questo video è dedicato a questa figura estremamente interessante e accattivante del mondo della Roma antica. È un argomento che non ha bisogno di presentazioni, quindi cominciamo immediatamente a scoprire il mondo dei giochi gladiatori. Vedremo un sacco di dettagli sui gladiatori, sul sangue, sulla violenza, sui combattimenti. Cominciamo immediatamente. Allora, la prima cosa che dobbiamo pensare, che dobbiamo capire, è chi erano questi gladiatori. I gladiatori, nella stragrande maggioranza dei casi, erano degli schiavi. Schiavi, povera gente, che magari non avevano trovato un padrone, o erano stati rifiutati, cacciati dal loro padrone, e quindi non avevano assolutamente più nulla. Oppure erano uomini caduti in disgrazia, che non avevano più soldi, non avevano più finanze, erano alla fame, e quindi erano disposti a tutto pur di poter proseguire la loro esistenza. Questi erano prevalentemente i gladiatori, quindi sono dei disperati, dei poveretti. Esistono però anche degli uomini liberi che, attratti da questo mondo strano, scintillante, dalla gloria delle persone che magari li potevano inneggiare, anche se erano liberi, decidevano di diventare gladiatori. Questa era una scelta che li rendeva, come si dice, infamis, cioè infami, perdevano la dignità. Dovevano praticamente scendere al gradino più basso della società, non venivano praticamente più considerati e quindi era una scelta difficile, era una rinuncia importante a livello sociale, ma alcuni sceglievano di intraprendere questa strada. Questo gruppo quindi di disperati o di persone che avevano scelto questa via venivano poi costantemente assoldati dai cosiddetti lanisti. I lanisti in realtà non avevano niente a che fare con la lana, ma i lanisti erano prevalentemente degli ex gladiatori che avevano fatto fortuna, avevano vinto più volte e gestivano delle scuole di gladiatori che andavano costantemente in giro in tutti i luoghi dell'impero per cercare dei nuovi combattenti. Anche la figura del lanista non era proprio ben vista. Se vogliamo fare un paragone, erano visti più o meno come i protettori delle prostitute oggi, quindi gente di malaffare, gente che guadagnava sulla morte degli altri, che guadagnava anche sul disprezzo del dolore della vita. Quindi i lanisti erano visti molto male, si trattava di figure molto basse nella società, erano dei mezzi mafiosi praticamente. E a un certo punto, quando un lanista assoldava un combattente, lo portava all'interno di una scuola gladiatoria. Arriviamo quindi a scoprire le scuole gladiatorie, che si chiamavano ludi gladiatori. Come erano fatte le scuole che formavano i gladiatori del futuro? Innanzitutto si trovavano in zone relativamente lontane dalle città, proprio per evitare la possibilità di rivolte che potevano dare fastidio alla vita cittadina. In realtà le scuole gladiatorie erano molto scomode. A livello di giaciglio, di posto dove i gladiatori dormivano, a livello di alloggio erano praticamente paragonabili alle prigioni. Quindi erano piccole, erano scomode, erano piuttosto fetide, cioè era veramente un luogo brutto, come un carcere. Però c'era un trattamento leggermente diverso perché in fondo si preparavano dei combattenti, quindi l'alimentazione era invece decisamente migliore ed era curata. Si trattava di un'alimentazione che comprendeva
i pasti tipici dei romani, quindi il pane, un po' di carne bianca, molta frutta, molta verdura e cereali, ma l'alimento principale dei gladiatori era l'orzo. Tanto è vero che le fonti molto spesso li chiamano mangiatori di orzo, perché l'orzo da un lato dava molta energia, quindi serviva ad avere tanta energia fisica pronta da bruciare, e poi favoriva la cicatrizzazione delle ferite. Quindi i gladiatori si sfamavano quotidianamente attraverso l'orzo. A questo punto i gladiatori dovevano essere addestrati. E quindi c'erano gli addestratori, i maestri, si chiamavano doctores, e questi doctores utilizzavano tutta una serie di tecniche collaudate per insegnare i combattimenti. I gladiatori non potevano utilizzare delle armi affilate in modo che non diventassero dei soldati o dei ribelli, ma utilizzavano prevalentemente delle spade di legno o altri oggetti tutti di legno, usavano un palo per allenarsi e per fronteggiare di volta in volta i diversi avversari. E i loro maestri li educavano, li istruivano in maniera molto severa. Se capitava che un gladiatore non si muoveva o non si impegnava abbastanza, per lui c'erano delle punizioni pesantissime, delle punizioni terribili. Molto spesso venivano fatti mettere in un locale molto stretto, sdraiati per ore, magari al caldo, a sudare, come punizione, oppure venivano frustati. Quindi si tratta di un addestramento durissimo e severissimo che tanti gladiatori dovevano ogni giorno sopportare senza ribellarsi e senza fiatare. Esisteva però anche un aspetto medico. Innanzitutto i gladiatori venivano costantemente massaggiati per evitare le contratture, per sciogliere ma anche rinforzare e tonificare i muscoli, perché era fondamentale che il loro addestramento procedesse il più velocemente possibile. Quindi i massaggiatori provvedevano tutti i giorni a trattare il corpo dei gladiatori. E addirittura c'era la pratica di usare la pelle morta, che veniva fuori dai massaggi, unirla a dell'olio e venderla, perché le matrone ritenevano che questa lozione servisse anche ai loro corpi per diventare più tonici. Quindi c'era veramente un, come possiamo dire, una compravendita di olio e pelle di gladiatori, giusto per far capire il livello di intensità dello sforzo dei gladiatori. E poi ovviamente c'erano i medici, che erano costantemente in attività per curare le ferite, che inevitabilmente si verificavano durante gli addestramenti. Ricordiamo che la medicina romana era molto rudimentale, molto grezza, però riusciva a trattare tante malattie, ma soprattutto i romani erano molto bravi a trattare le lussazioni, le fratture, sia quelle scomposte sia quelle più leggere. Quindi i medici erano estremamente efficaci e aiutavano mano a mano i gladiatori che si stavano allenando a rimanere in perfetta salute. Dobbiamo capire che la vita dei gladiatori era molto dura. All'interno delle scuole faceva una vita durissima, tanto è vero che c'erano spesso dei guardiani che dovevano controllare innanzitutto che non si ribellassero, ma anche che non si suicidassero per l'eccessivo stress dell'addestramento. Quindi pensate in che condizioni vivevano. E che cosa facevano? I gladiatori facevano anche tutti i giorni un giuramento che recita in questo modo. Sopporterò di essere bruciato, di essere legato con catene, di essere frustato e di essere ucciso con la spada. Nei momenti di pausa, nei momenti in cui potevano riposare e non si dovevano allenare, i gladiatori non potevano uscire liberamente dalla scuola, erano lì, è come un'accademia militare. Quindi cosa facevano? Le fonti, ma anche i graffiti, i disegni che ci hanno lasciato, dimostrano che innanzitutto pregavano le loro divinità in momenti di stress, di sconforto, erano molto religiosi sotto questo aspetto. E poi pensavano alle donne, ovviamente. Pensavano alle donne, le ritraevano sui muri delle loro celle, le disegnavano. Ma non sono rari i casi in cui dei gladiatori cercavano di notte di incontrare le loro amanti. E sotto questo aspetto abbiamo una storia di un gladiatore che ha vissuto una relazione tormentata con una sua amante, con una donna che andava a trovarlo di notte e che purtroppo poi morì in combattimento. E questa donna affranta gli dedica una struggente poesia. Agli ordini di un uomo orgoglioso, tra coloro che lottano con la rete, te ne andasti, ahimè. Impugnando con le tue forti mani la spada,
tua unica arma, mi hai lasciata sola nella mia angoscia. Al termine di un grandissimo percorso di addestramento, i gladiatori erano pronti per il combattimento. Ovviamente erano i maestri a giudicare quando loro erano pronti per andare nell'arena. Però le fonti ci dicono che un esercizio che si faceva per vedere se il gladiatore era abbastanza scaltro era muovere un gladio davanti a loro, a pochi centimetri dalla faccia. Se sbattevano le ciglia, significa che non erano ancora pronti alle armi, non erano ancora abbastanza saldi. Se invece riuscivano a vedere una spada che gli arriva, no, a pochi centimetri dalla faccia, rimanendo con gli occhi fermi, allora avevano acquisito quella freddezza che invece gli permetteva di fronteggiare un avversario nell'arena. A questo punto i gladiatori erano delle vere e proprie armi da combattimento e i lanisti guadagnavano dagli scontri che loro facevano attraverso il meccanismo delle scommesse. E poi, attenzione, c'è anche un'altra fonte di guadagno. I gladiatori andavano prestati alle matrone per prestazioni sessuali e i lanisti guadagnavano molto anche dalla loro prostituzione. Ecco perché all'inizio ho detto che erano paragonati ai protettori delle prostitute. A questo punto andiamo a scoprire un'altra fase molto interessante di questo documentario. Scopriamo insieme le caratteristiche, i tipi di gladiatori che esistevano, con tutti i loro dettagli, e facciamo quindi un grande viaggio grazie alle animazioni tridimensionali che sono state fatte da Marco Mellace, un amico del canale che più volte ha collaborato e che ha realizzato solo per il Bar di Roma Antica delle meravigliose ricostruzioni 3D che andiamo subito a vedere e a commentare. Ed eccoci finalmente nelle nostre ricostruzioni tridimensionali, dove possiamo vedere le varie tipologie dei gladiatori. Queste sono le principali. Scopriremo come erano organizzati, come erano attrezzati, punti di forza e di debolezza durante il combattimento. Vedremo anche un minimo di storia dei loro armamenti e quindi scopriremo tutte le caratteristiche che permettevano a questi feroci combattenti di emozionare il pubblico. E quindi faremo un meraviglioso viaggio in questo mondo di sangue e di violenza. Cominciamo con la prima tipologia di gladiatore, che è quella del Trace. Perché questo nome? Il Trace si rifà alla zona della Tracia, una zona geografica antica che corrisponde al nord-est della Grecia e al sud della Bulgaria, da cui provenivano moltissimi combattenti, ed ecco perché il nome Trace. Il Trace era una delle tipologie più comuni di gladiatori e vediamo le sue caratteristiche. Partendo dall'alto, vediamo l'elmo. L'elmo era molto scenografico. Aveva una cresta molto bella e molto vistosa, due piume che spuntavano dalle orecchie, quindi si trattava di un elmo anche molto bello e gradevole alla vista, che molto spesso era ben decorato. Era un elmo che chiudeva completamente la testa, sia sopra, con anche una sbordatura, gli occhi erano completamente coperti e c'erano 9 fori per ognuno degli occhi, in modo da vedere, ma senza alcuna possibilità che un'arma potesse raggiungere il volto. E poi c'erano anche degli allungamenti, chiamiamoli così, sul collo per impedire dei colpi in questa zona mortale. Quindi il Trace era totalmente protetto per tutta la zona del volto, della testa, dei capelli, del collo e anche una piccola parte delle spalle. Aveva sul braccio sinistro uno scudo che poteva essere tondo o rettangolare e invece sul braccio destro una protezione metallica. Sotto ovviamente c'era una piccola stoffa per evitare abrasioni con la pelle, che era fondamentale perché il braccio destro era il braccio con cui attaccava. L'arma principale qui nella ricostruzione, lo vediamo, è un'asta che poteva benissimo essere utilizzata dal Trace, oppure una spada molto lunga e con la punta un po' ricurva che ricordava la sica, che era di origine giudaica. E andando invece più in basso, vediamo degli schinieri, cioè
praticamente delle protezioni metalliche che servivano a attutire i colpi sulle tibie. Qual era il punto di forza del trace e di debolezza? Il trace era molto ben equilibrato, quindi era forse la tipologia più equilibrata in assoluto tra i vari gladiatori. Era inutile cercare di colpirlo alla testa e sul braccio, perché le protezioni erano eccessive. Il punto debole tendenzialmente poteva solamente essere, una volta superato lo scudo, l'addome o le cosce. Il secondo tipo, invece, era quello del mirmillo. Il mirmillo era molto simile al trace, aveva solamente alcune differenze. Diciamo che lo scudo anche qui poteva essere tondo o il più delle volte rettangolare. Quello che cambiava nel caso del mirmillo era l'arma. Non era più un'arma, un'asta lunga o una spada molto lunga come nel caso precedente, ma si trattava più tipicamente di un gladio romano, un gladio ispanico, il gladius hispaniensis. Quindi era un'arma più tipicamente romana che era molto adatta per dare delle rapide pugnalate, dei rapidi colpi e poi proteggersi immediatamente dietro lo scudo. Anche il mirmillo ovviamente aveva il suo elmo, aveva il braccio destro rinforzato e gli schinieri a protezione dei colpi bassi. Qui invece stiamo vedendo il secutor. Il secutor, anche lui, che caratteristiche ha? Ha un elmo che è, attenzione, molto più stretto, molto più chiuso rispetto ai precedenti. Praticamente era l'elmo copriva completamente la testa, c'erano solo due fori per gli occhi, quindi la protezione era ancora superiore rispetto ai modelli precedenti, ma la visibilità era ridotta. Era praticamente un compromesso. Il secutor sapeva che non poteva essere ferito alla testa in nessun modo, ma poteva vedere poco, quindi doveva muovere molto velocemente tutto quanto il corpo per guardarsi attorno, e quindi questo era un calcolo di probabilità che il secutor faceva a seconda del suo avversario. Anche qui abbiamo il braccio destro rinforzato, lo scudo e una spada tipicamente romana, quindi siamo di fronte di nuovo al gladius hispaniensis. Vediamo invece un altro combattente, l'Oplomachus. Si tratta di una tipologia prettamente greca. Anzitutto abbiamo un elmo che era riccamente decorato con queste due penne che salgono dalle orecchie, quindi anche questo è un elmo molto vistoso e piacevole alla vista, con anche un rinforzo su tutta la zona del collo e dello sterno. Aveva poi uno scudo di tipo attico, quindi prevalentemente prettamente greco, e un'arma sempre di quella tipologia, oltre a degli schinieri che servivano a proteggere la parte bassa delle gambe, quindi le tibie. Si trattava quindi di una tipologia di combattente puramente greco che molto spesso veniva utilizzato per controbattere un trace o un mirmillo, ed era anche molto bello dal punto di vista estetico, con particolari decorazioni in rilievo, a sbalzo, che il più delle volte facevano dell'Oplomachus veramente una piccola star. Il Provocator è invece un'altra tipologia ancora che aveva una caratteristica molto particolare. Le protezioni sono sostanzialmente quelle, anche a livello proprio di scudo. La cosa interessante del Provocator è che utilizzava una spada media o anche corta, o addirittura diversamente proprio dei pugnali, perché il Provocator era una specie di pugile con i pugnali, cioè poteva colpire con i pugni, proprio per dare dei cazzotti all'avversario, ma allo stesso tempo con dei pugnali affilatissimi ma piuttosto corti poteva anche ferirlo. Quindi era una figura veramente interessante, molto pericolosa, era molto rapido, era molto veloce nell'indietreggiare, nell'attaccare, nello sferrare un colpo, nello sfregiare, nel colpire il costato. Quindi si trattava di uno dei combattenti più mobili, più rapidi nello spostarsi, una specie di farfalla aggressiva che però veramente poteva provocare dei grandi danni al proprio avversario. Chiudiamo invece con un'altra tipologia, il Retiarius, messa per ultimo ma non meno importante. Il Retiarius in realtà era considerato un pochino quello più effeminato tra tutti i gladiatori. Spesso
veniva scelta questa tipologia di gladiatore dai ragazzi più giovani, più belli, anche per essere visti dalle donne. Il Retiarius come si comportava, com'era armato? In realtà l'armatura del Retiarius non era imponente e grossa come quella dei suoi altri compagni. Poteva avere ovviamente il braccio destro rinforzato, però la base fondamentale era la rete. Aveva una rete di circa 3 metri di diametro, che era ovviamente legata al suo polso per non perderla mai, e con questa rete poteva innanzitutto utilizzarla per dare dei colpi in faccia all'avversario e disorientarlo, ma soprattutto per agguantarlo, per ficcarlo all'interno della rete e, una volta catturato, con il suo tridente ucciderlo e finirlo. Ovviamente il Retiarius senza rete era quasi condannato a morte certa. Poteva ancora utilizzare il tridente come estrema forma di difesa, però senza uno scudo a sua protezione le cose si facevano veramente difficili. Verrai massacrato al primo scontro. Ho lottato in ogni arena, nessuno mi ha mai battuto. Questo è il Colosseo. Non sei qui per lottare, sei qui per morire. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo vedere un gladiatore all'opera, come si svolgevano i combattimenti. Innanzitutto, un combattimento andava sponsorizzato, bisognava creare pubblico. Allora i lanisti e i loro collaboratori cosa facevano? Andavano per le mura di Roma o anche delle altre città e sui muri scrivevano degli annunci. Questi annunci servivano quindi ad attirare le persone, a dare un appuntamento agli spettatori. Poi, in maniera sistematica, arrivavano degli altri che davano una pittura bianca per cancellare questi annunci e quindi si pubblicavano degli annunci nuovi sui muri delle città. C'era proprio un meccanismo, chiamiamolo, di affissioni pubbliche, di annunci pubblici, che permettevano di promuovere le varie occasioni, i vari eventi gladiatori. Arriviamo alla sera prima. La sera prima di un combattimento era molto particolare, perché i lanisti creavano, indicevano, la cosiddetta cena libera. Cioè i gladiatori si mettevano a tavola, c'era un banchetto assolutamente sontuoso e potevano passare l'ultima cena prima del combattimento. E le fonti ci riportano che spesso gli spettatori andavano a vedere perché erano incuriositi dal vedere e dall'osservare degli uomini a poche ore dalla possibile morte. E quindi c'erano alcuni che per esempio approfittavano e mangiavano a crepapelle, mangiavano di tutto per cercare di consolarsi e di prendere forza. C'erano altri che invece mangiavano moderatamente perché cercavano di migliorare le loro prestazioni. Altri avevano lo stomaco troppo chiuso e quindi non riuscivano assolutamente a cibarsi, mentre altri si lasciavano andare al pianto, alla disperazione, perché sapevano che da lì a poche ore avrebbero guardato la morte in faccia. E questo è un momento di estrema tensione, la sera prima del combattimento, con il pubblico che viene a vedere tutto lo spettro, tutta la gamma delle tue emozioni e delle tue paure. Si arriva quindi al giorno del combattimento. In tutte le arene i gladiatori avevano un percorso personalizzato che gli permetteva di entrare e di essere presentati al pubblico. Accadeva una cosa particolare. Innanzitutto i gladiatori venivano abbinati a seconda delle loro caratteristiche e delle loro forze, perché l'interesse era quello di creare uno spettacolo equilibrato, visivamente scenico, quindi anche abbastanza lungo. Però altre volte venivano ovviamente sorteggiati a livello di singole persone e quindi era in mano all'organizzazione dei giochi ed erano in mano anche alla fortuna. Molte volte però capitava che un gladiatore dovesse scontrarsi contro un suo compagno di allenamento, con cui magari aveva condiviso le settimane o i mesi. E questo a livello umano era struggente. Dovevano combattere magari contro dei loro amici, però erano costretti,
perché questa era la vita del gladiatore e non avevano possibilità di scelta. Spesso si lasciavano un sorriso, un ultimo saluto, prima di combattersi l'uno con l'altro fino alla morte. Una volta entrati nell'arena, i gladiatori venivano salutati da una folla di decine, di migliaia di persone che urlavano. Le fonti le tramandano, sembrano le onde del mare, dicono. Stiamo parlando di qualcosa di incredibile. E a un certo punto i gladiatori cominciavano a combattere. Il saluto Ave Cesare morituri salutant in realtà non era così diffuso. Probabilmente è stato usato in qualche situazione, ma non era un saluto continuo, non era un saluto standard. Questa è più una favola, un racconto. In realtà i gladiatori si rivolgevano, salutavano il pubblico e cominciavano il combattimento. Il combattimento era un combattimento estremamente rude, potente. Erano stati addestrati ad utilizzare dei colpi molto vistosi, quindi dei movimenti, delle armi sceniche che potevano far impazzire il pubblico, ed erano addestrati a prolungare il combattimento perché fosse uno spettacolo. Combattimenti che si riducono a pochi minuti non interessavano a nessuno. Bisognava allungare la minestra, bisognava interessare le persone, bisognava eccitarle al massimo. Quindi era un misto di morte e di teatralità che è veramente impressionante e straordinario. In linea generale, ovviamente c'erano tre arbitri che controllavano e se un gladiatore scivolava, gli si dava la possibilità di rialzarsi e di riprendere il combattimento. A un certo punto, la situazione aveva un'evoluzione. Poteva accadere che entrambi rimanessero in piedi senza un particolare vincitore e allora veniva proclamata la parità. Però il più delle volte c'era un vincitore e uno sconfitto. Quando un gladiatore veniva colpito troppo forte, stava soccombendo, allora alzava l'indice della mano sinistra e chiedeva pietà. Si arrendeva e chiedeva pietà. Allora il vincitore non poteva finirlo, doveva fermarsi e si rivolgeva all'arbitro. L'arbitro a sua volta si rivolgeva di solito all'organizzatore dei giochi. E l'organizzatore dei giochi si rivolgeva al pubblico, perché alla fine era la soddisfazione del pubblico quella più importante, e lì il pubblico si esprimeva. Con delle urla, con dei fischi, faceva capire se voleva graziare o meno lo sconfitto. Cosa succedeva? Il più delle volte il pubblico era abbastanza clemente, cioè le fonti ci confermano che tante volte il pubblico era clemente. Quindi il vincitore era un eroe. Diventava l'eroe della giornata, guadagnava anche lui un po' di soldi e poteva avviarsi ad una carriera luminosa. Anche lui poteva diventare un organizzatore di gladiatori successivamente. E invece lo sconfitto aveva comunque la possibilità di curare le ferite e proseguire con la sua carriera. Se invece poteva capitare che la sconfitta era eccessiva, e che il gladiatore avesse combattuto proprio male, il pubblico lo odiava, voleva la sua morte, allora veniva giustiziato sul posto. Cosa accadeva? Il gladiatore, che doveva essere praticamente, era stato condannato a morte dal pubblico, veniva fatto inginocchiare con le ginocchia unite, perché per i romani le ginocchia unite era un segno di femminilità, di effeminatezza. Si inginocchiava così e con un colpo la decapitazione veniva ucciso, oppure con un colpo allo sterno piuttosto che alle spalle, insomma un colpo finale. E in questo modo si concludeva tragicamente la vita di un gladiatore. A un certo punto la vita di un gladiatore che era morto così finiva ovviamente nella maniera più triste possibile. C'era un funerale? Tecnicamente no. Come abbiamo detto, i gladiatori della società erano visti molto male, quindi nessuno si preoccupava di dare una degna sepoltura a un gladiatore sconfitto e giustiziato. Poteva capitare un ultimo gesto di pietà, un ultimo gesto di rispetto nei confronti del gladiatore, o perché il lanista decideva di organizzare un funerale, soprattutto per fare pubblicità alla sua scuola, e quindi era una cosa promozionale, non c'era nessun sentimento, ma semplicemente un utilizzo del funerale. Oppure perché gli amici del gladiatore volevano dargli un'ultima sepoltura, un ultimo saluto e quindi si accollavano le spese di dargli una piccola, minima sepoltura, un minimo di rispetto. Abbiamo fatto un meraviglioso, straordinario viaggio nel mondo dei gladiatori.
abbiamo visto una parte fondamentale della società romana e ci siamo veramente entrati all'interno di un'atmosfera incredibile. Spero di avervi passato questa forza, questa violenza che ancora oggi ci affascina oggettivamente. Vi invito a iscrivervi al canale perché altrimenti centinaia di gladiatori verranno a casa vostra e vi percuoteranno pesantemente, quindi per non avere centinaia di gladiatori uno contro di voi e per non essere maciullati orribilmente, iscrivetevi al canale e al prossimo grande documentario.